Le linee tagliafuoco realizzate dai ragazzi migranti sono quasi terminate e le cucine devono solo essere messe in funzione. Il futuro di Casa della Capinera, base per le escursioni nel Parco dell'Etna, comincia domenica 12 maggio, quando il punto di ristoro sarà inaugurato con una festa aperta a tutta la cittadinanza. L'evento prende il titolo Dalle tre storie della Capinera, una giornata per raccontarci un fabbricato rurale ristrutturato e completato da Dell parco dell'Etna, circondato da quattro ettari di bosco a 905 metri sul livello del mare nel versante sud-est del vulcano. Nei mesi che sono trascorsi sono cominciate le attività. Tre minori stranieri non accompagnati e un maggiorenne, ospiti della rete SAI, il sistema accoglienza e integrazione, hanno lavorato insieme ad un dottore forestale alla realizzazione delle linee tagliafuoco nei terreni di competenza di casa della Capinera. Si sono impegnati cioè a ripulire il bosco da tutti gli elementi che possono facilitare la propagazione di incendi nell'area etnea. Partirà dunque domenica con l'apertura al pubblico del punto di ristoro, grazie al quale gli escursionisti Avranno a disposizione una cucina basata su prodotti stagionali biologici e a chilometro zero. Casa della Capinera ricade nel territorio del comune di Trecastagni e rappresenta un esempio concreto di gestione ecosostenibile di un punto base sull'Etna. Tra le strutture di questo genere, la Capinera è tra le più suggestive. Si chiama così perché è probabilmente la casetta descritta dallo scrittore Giovanni Verga nel romanzo Storia di una Capinera.